Buonasera a tutti, cedo subito la parola alla dottoressa Leca per l'appello. Allora, Claudia Mura. Presente. Roberto. Presente. Matteo Casas. Presente. Laura Farris. Presente. Igor Lobascio. Presente. Simone Baghino. Presente. Ambra Ilaria Cincotti. Ho mandato una comunicazione, se non sbaglio. Diego Fisanotti. Diego, apri il microfono. Si sente? Sergio Lai. Remigio Scopelliti. Antonio Vigo. Angelo Serrenti. Sandro Dessì. Constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Come avete potuto vedere dall'ordine del giorno, portiamo oggi il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del lettera e del testo unico degli enti locali. Mi è stato insomma comunicato poco fa che all'interno del file zip che è stato inviato ai consiglieri era assente la proposta di consiglio comunale. Non so se avete avuto modo di verificare questa cosa. Posto che era invece completa di tutti gli allegati, di tutta la documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno. Io, se siete d'accordo, procederei leggendovi la proposta, che poi è la proposta fatta in questo caso da me al Consiglio, che come sapete poi può essere oggetto di modifica, di richiesta appunto di revisione, di emendamenti, eccetera. Quindi, se siamo d'accordo, io procederei alla lettura e poi alla discussione. Non lo so, allora, vabbè, tenete conto che la stessa proposta, ovviamente ci sono le parti di richiamo della normativa, degli articoli, chiaramente quelli li saltiamo, va bene, nel senso che viene richiamato l'articolo 193 del TUEL, quelli magari ovviamente li saltiamo. Quello che non so se avete avuto modo di verificare è che era presente tutta la documentazione e mancava il testo della proposta, quindi questo era un rilievo che in qualche modo vi ponevo all'attenzione. Non lo so, io vi leggerei la proposta per darne atto, esatto, giusto per avere un minimo di cognizione di quello che siamo. Ovviamente, ripeto, non faccio la parte della normativa, la salterei. Leggo perché ovviamente non mi ricordo tutto, quindi ovviamente. Allora, il riconoscimento del debito. Allora, premesso che non cito magari il nome di questa ditta, agli atti, ha convenuto in giudizio il comune di Calasetta presso il Tribunale Ordinario di Cagliari per sentire e accogliere le seguenti conclusioni. Voglia il Tribunale accertare, per i motivi di cui è un'espositiva, che il Comune di Calasetta concedeva, la sede la saltiamo, per i titoli e per i motivi di fatto e di diritto in espositiva che saranno accertati in corso di causa in relazione alle spese di mantenimento, cura e smaltimento del numero 54 cani indicato in espositiva dall'11 maggio 2018 fino al 18 gennaio 2022, nonché per le ulteriori somme, che ovviamente sono determinate nell'importo di 3 euro oltre IVA per ciascun cane, dei residui numeri 24 cani, nell'elenco viene specificato ovviamente quelli che sono i cani microcipati, il periodo in cui sono rimasti all'interno del canile, quindi ogni giorno in relazione all'importo.
fino all'eventuale oltre ovviamente dal 18 gennaio fino all'eventuale trasferimento degli stessi presso altre idonea struttura, e per l'effetto a condannare il comune convenuto al pagamento nei confronti della società attrice degli importi ovviamente corrispondenti dovuti, da determinarsi oltre ovviamente gli interessi legali, le spese legali eccetera. Esponeva la società, insomma, attrice, quindi viene presentato un atto di citazione di questo canile nei confronti del comune chiedendo il pagamento, cerco di riassumere mentre leggo, il pagamento del mantenimento di questi 54 cani. Nell'atto di citazione esponeva la società che il personale dell'ATS Sardegna, quindi dell'ASL Carbonia, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario, in data 11 maggio 2018 era intervenuto unitamente ai carabinieri della stazione di Calasetta, del personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, alla presenza del responsabile dei servizi sociali del comune nell'ambito di un'attività di ispezione nello stato dei luoghi in un'area sita in Calasetta. Non ho specificato, insomma, di pertinenza dell'abitazione di una persona, riscontrando la presenza di oltre 70 cani privi di microchip e tenuti in un contesto di degrado e di carenza delle minime condizioni di sicurezza igienico-sanitaria ai sensi della normativa. In ragione di ciò, a seguito dell'intesa verbale col sindaco di Calasetta all'epoca in carica, a cura della suddetta ATS ASL Carbonia, si disponeva il prelievo di numero 54 cani degli oltre 70 rinvenuti nell'area suddetta e il trasferimento di essi presso il canile, appunto, che ci ha citato. I suddetti cani, successivamente all'ingresso presso il canile sanitario, venivano singolarmente individuati mediante il numero di microchip, in tutto come da copia conforme di 52 schede, eccetera, versati in atti, costituendo parte integrante e sostanziale, nelle quali sono puntualmente indicati i giorni di mantenimento, questo l'abbiamo già detto. Dato atto che ovviamente il comune di Calasetta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande formulate dal canile ed eccependo in particolare il proprio difetto di legittimazione o comunque di titolarità dell'atto passivo del rapporto dedotto, non essendo i cani né randagi né vaganti, ma bensì rinvenuti e prelevati in un'area privata, in proprietà appunto, proprietà privata. Che sensi poi del DPR 571 noi contestavamo ulteriormente, destinataria della pretesa di pagamento relativa al mantenimento alla la custodia di questi cani doveva essere l'amministrazione che aveva provveduto al sequestro. Chiedeva quindi di chiamare il privato per, nell'ipotesi in cui appunto si accoglieva la domanda. Si costituiva quindi anche il privato cittadino presso cui erano stati prelevati i cani, a mezzo appunto del proprio legale, al quale produceva in giudizio questa persona un'autorizzazione scritta del sindaco del comune di Calasetta all'epoca in carica alla detenzione dei cani in numero superiore al consentito, e allegava il documento 3 di aver svolto in sostanza un ruolo di supplenza delle funzioni comunali in materia. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di manlevare appunto e manleva di tutte le domande ad essa correlate, cioè sostanzialmente sosteneva: ho fatto un servizio per conto del comune, pertanto non sono io a dover pagare questo importo. Con ordinanza fuori udienza il giudice, il 23 novembre 2022, esaminate insomma le allegazioni difensive delle parti e prospettato, poi lo leggeremo perché insomma è giusto darne atto, il possibile esito del giudizio, proponeva alle parti, quindi al canile e al comune, una proposta conciliativa, proponendo il pagamento in favore di parte attrice, quindi del canile, della somma oggetto di domanda,
salvo la verifica ovviamente effettivamente della permanenza di ciascun cane, quindi della sussistenza di questi cani che dovevano essere certificati, ma senza interessi, e proponeva la compensazione delle spese legali. Il legale dell'ente ha prospettato di giungere ad una transazione che potesse risultare più conveniente dell'ente, quindi noi abbiamo chiesto ovviamente un parere al nostro legale e ha convenuto che fosse più conveniente un accordo transattivo. Per cui la controparte ha manifestato la propria disponibilità a valutare una definizione a saldo e stralcio della vertenza, concedendo una riduzione di quanto richiesto per unità, quindi dai 3 euro inizialmente richiesti nell'atto di citazione se ne propongono 2,50, che sono il prezzo che noi attualmente col quale noi attualmente abbiamo una convenzione con altri canili. E più o meno anche forse un po' meno è il prezzo che viene attualmente di mercato e senza gli interessi, prevedendo come termine per il pagamento insomma abbiamo messo dicembre 2023, quindi che poi è slittato per a febbraio 2024. Definizione di transazione che è allegata alla presente. Richiamato il documento sottoscritto dal sindaco di allora e accertato che non sono state individuate le scritture e annotazioni contabili di impegno sul relativo bilancio di previsione, quindi viene sostanzialmente non c'è mai stato nessun impegno per il mantenimento di questi cani, richiamato l'articolo 193 del TUEL, che non vi leggo ma che insomma diamo atto di conoscerlo, richiamato l'articolo 194 sempre del TUEL, che diamo insomma ne diamo atto per buono, rilevato che il debito verso il canile fondato sui fatti richiamati e sulla proposta conciliativa formulata dal giudice, seppur acclarato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, non rientrerebbe nelle fattispecie della lettera A, ma più propriamente in quelle dell'ipotesi della lettera E. Cioè nella lettera A noi riconosciamo i debiti derivanti da sentenza passata in giudicato. In questo caso non abbiamo una sentenza, abbiamo un'ordinanza del giudice che poi vi leggeremo, che di fatto in qualche modo preannuncia quello che sarà l'esito di questo contenzioso. Per cui rientrano tra le ipotesi, secondo noi, della lettera E, cioè l'ipotesi in cui viene effettuato l'acquisto di un bene o di un servizio senza che vi fosse il preventivo impegno di spesa. Vi salto tutta la parte di giurisprudenza contabile sui debiti fuori bilancio. Vi do atto invece, rilevato che da una ricognizione comparativa dei bandi di gara reperibili telematicamente nei siti della stazione appaltante, avviati da altre amministrazioni, è emerso che la somma riconoscibile in sede transattiva nella controversia pari ad euro 2,50 euro sia congrua. Vista la proposta transattiva inviata dal legale di fiducia sottoposta all'approvazione della controparte e richiamati gli atti attestanti la prestazione resa con il conteggio finale della transazione alla data corrente aggiornata, richiamate tutte le delibere di approvazione del DUPS, del bilancio di previsione, del rendiconto e la salvaguardia degli equilibri, ritenuto che la stipula di un atto di transazione occorre la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso, su cui si è espresso il legale del Comune per giungere alla formulazione della proposta di transazione.
evidenziato che il giudice contabile ha escluso la sussistenza del danno erariale allorquando il ricorso all'istituto risultasse programmato al fine di evitare maggiori esborsi da parte dell'amministrazione, consistenti nel pagamento delle spese di giustizia, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. In merito al caso di un comune che era pervenuto a una transazione con un'impresa riconoscendogli il debito relativo ai lavori eseguiti senza la prescritta copertura finanziaria in cambio della rinuncia a proseguire una lite giudiziaria, a seguito del quale l'impresa aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo dal giudice civile. Insomma, questa era una parte, diciamo, di giurisprudenza. Nel caso di specie sussiste un'ordinanza fuori udienza con il quale il giudice formula la definizione della controversia attraverso un accordo transattivo. Dato atto che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica di eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa, anche ancora viene citata una deliberazione della Corte dei Conti, acquisiti il parere sulla convenienza del comune alla transazione da parte appunto delle gare, acquisita la deliberazione di giunta comunale, richiamata la deliberazione di giunta approvante lo schema di transazione, che insomma in qualche modo abbiamo voluto anticipare anche per dare in qualche modo avevamo tempi ristretti a dicembre, dovevamo comunque in qualche modo dimostrare l'impegno del comune a portare avanti questo tipo di percorso, soprattutto al giudice che ci chiedeva conto. Tutto ciò premesso, propone al Consiglio di recepire la parte normativa e la parte motivata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziare come l'amministrazione debba riconoscere l'interesse generale e l'utilitas dell'opera o del servizio e come tale riconoscimento possa essere espresso oppure implicito, ossia consistere, come nel caso di specie, nel fatto stesso dell'utilizzo dell'interesse generale della prestazione eseguita. Riconoscere il debito sopravvenuto in base alle circostanze in premessa di fatto e in diritto esplicate ai sensi dell'articolo 194 per un importo complessivo di 172.000 euro IVA inclusa a favore della società, dare atto e considerare come specificato e indicato in parte normativa che il valore descritto nel fascicolo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento trova copertura nel seguente prospetto: 90.000 euro avanzo di amministrazione non vincolato, che però avevamo accantonato a seguito dell'ultimo rendiconto, 35.000 euro di risorse in competenza 2024 e 47.000 euro di risorse in competenza 2025. Diamo atto che l'acquisizione del servizio in oggetto ha avuto luogo nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi e che l'utilitas e l'arricchimento per questo ente sono dimostrabili come da relazione allegata alla presente, nella misura di 172.000 euro IVA inclusa. Nel caso di specie sussiste un'ordinanza fuori udienza del 23/11 che indica la percorribilità della transazione. Diamo atto che al fine di evitare l'ulteriore aggravio di spese per interessi di mora, giusto accordo preventivo tra i legali, si è proceduto al regolare impegno delle somme summenzionate e alla contestuale liquidazione secondo gli accordi transattivi, che il percorso descritto che insomma vi dirò è questo: cioè una volta riconosciuto il debito la transazione andrà sottoscritta davanti al giudice civile, quindi una volta che verrà insomma in qualche modo che si procederà alla sottoscrizione in sede d'udienza si potrà procedere alla liquidazione. Di trasmette, quindi dare atto che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve azioni di rivalsa, trasmette il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23,5 della legge 289/2002, diamo atto che il presente verrà allegato al rendiconto e poi la dichiarazione di immediata eseguibilità. A questa proposta veniva allegato appunto l'atto di citazione del canile nei confronti del comune, la comparsa di risposta, di costituzione e risposta da parte del comune che sosteneva
che non dovessimo pagare noi il mantenimento di questi cani, perché non vaganti, non randaggi, ma all'interno di una proprietà privata. Nonostante questo, il giudice scrive a scioglimento della riserva. Letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, premesso che in attuazione della normativa nazionale è ragionevole e vigente in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, in particolare delle disposizioni di quella legge regionale, delle deliberazioni della Giunta, è compito del Comune esercitare tramite la Polizia Municipale il controllo del territorio, rilevando la presenza di cani vaganti e quello di richiederne la cattura e il ricovero presso il canile. Dato che il Comune è inoltre responsabile della gestione anche amministrativa del ricovero dei cani, dei canili e dell'organizzazione diretta o delegata delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale. Quindi è il Comune che si occupa dei cani, dei randaggi del territorio. L'adempimento dei propri compiti istituzionali, il Comune può provvedere direttamente attraverso canili comunali o indirettamente avvalendosi di strutture private. Rappresentato che non può essere messa in dubbio la responsabilità dell'ente locale, qualora lo stesso ometta colpevolmente di esercitare i controlli e assumere le conseguenti iniziative qualora nel proprio territorio vi siano cani randaggio in stato di abbandono, così da costringere altri ad assumere le iniziative di sua competenza. Considerato che il sindaco ha l'autorità sanitaria locale e ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randaggismo, nel caso di specie il Comune era debitamente ed espressamente informato, con nota del 17 gennaio 2018, della presenza di numerosi cani randaggi nel proprio territorio e del fatto che a fare fronte al fenomeno si stava occupando precariamente, senza averne titolo, un privato. L'ente locale, invece di intervenire di conseguenza, è rimasto totalmente inerte, a prescindere dalla rilevanza giuridica del permesso rilasciato dalla loro sindaco del comune di Calasetta. Difatti, a fronte della nota del privato e dalle prove che verrà offerta in corso di causa circa il fatto che fosse noto alla comunità locale che la medesima persona raccoglieva tutti i cani randaggi del territorio e provvedeva alla loro cura, seppure precaria e totalmente inadeguata presso la sua abitazione, il Comune non aveva posto in essere alcune delle attività costituenti l'oggetto dei suoi obblighi istituzionali. La condotta omissiva del Comune, senz'altro gravemente colposa, appare essere stata a causa dell'aggravarsi del fenomeno, fino a costringere carabinieri, ASL, agenti del Corpo Forestale ad intervenire direttamente. Rappresentando che, quindi, potrebbe risultare assolutamente temeraria la condotta difensiva dell'ente, che ha scaricato l'assolvimento degli obblighi su un privato e poi su altri soggetti. La responsabilità quindi del Comune sussisterebbe a prescindere dalla validità e dell'efficacia della nota a firma del loro sindaco, dovendosi la stessa fondare piuttosto sul suo comportamento omissivo, connotato soggettivamente da colpa grave. La semplicità del nucleo essenziale e le palesi, insomma, rischi a carico di ciascuna parte sono tali da rendere opportuno che le stesse valutino la possibilità di conciliare la controversia tra loro insorta, considerando che la prosecuzione del giudizio determinerebbe un'inevitabile lievitazione dei costi processuali e tenuto conto del rischio che l'esito del processo possa risultare insoddisfacente per ambo le parti. Quindi il giudice, insomma, ha proposto, per questi motivi formula alle parti la proposta conciliativa che vi abbiamo già letto, che vi ho già letto, e cioè il pagamento della domanda, salvo ovviamente senza interessi. La proposta poi è corredata appunto dalla documentazione che è l'autorizzazione, insomma, la custodia dei cani, il parere del nostro legale, la proposta transattiva, la relazione della partita debitoria da inviare alla Corte dei Conti e il parere del revisore.
Parere, esprime in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di deliberazione di quale oggetto. Questa è la proposta. Ci sono interventi? Allora, consigliere Vigo, prego. Il problema del randagismo lo sappiamo, un problema purtroppo che investe il Comune di Calasetta ai tempi delle mie amministrazioni, ma anche oggi. Sapete che ci sono tanti cani randagi, che ci sono purtroppo fenomeni anche così di pericolo a carico di cittadini, e noi a suo tempo facemmo molte richieste alla Regione di intervenire, di darci anche le risorse economiche per intervenire. I vigili urbani erano perfettamente a conoscenza del problema e spesso e volentieri, spesso e volentieri intervenivano ricoverando cani nei canili a cui ci eravamo affidati, e questo è quello che deve fare il sindaco. Mentre invece l'affermazione che il sindaco aveva autorizzato un numero imprecisato di cani, fatta un po' dal giudice, un po' dalla sindaca, è assolutamente falsa. Perché? Perché io con quella autorizzazione fatta esattamente il 26/01/2018 autorizzavo quello che è previsto dalla legge, in quanto la legge regionale, la legge della delibera legata alla delibera della giunta regionale numero 17/39 del 2010 dice questo: fino a 5 cani li può tenere chiunque. Da 5 cani a 30 cani possono essere anche detenuti da un cittadino che ha uno spirito cinofilo di così accogliere questi cani randagi che purtroppo ci sono sul territorio, previa sopralluogo della ASL e verifica dello stato dei cani. Questo sopralluogo c'è stato, perché il dottor Gambula, che era responsabile del servizio veterinario dell'ASL 7, convocato dal sindaco, si è recato sul posto, e mi sono testimoni anche il servizio sociale di Calasetta, chi lavorava appunto in quell'ufficio, e disse allora che potevano essere detenuti in quel cortile, perché diciamo che lo spazio non era uno spazio ristretto, credo che fosse un paio di 1000 metri di terreno, fino a 30 cani. Quindi l'autorizzazione che feci io come sindaco era per tenere 22 cani. E quando venne il dottor Cambola, non solo li microcippò e li sterilizzò, alcuni furono anche fatti abortire, perché il numero non doveva superare appunto i 30 cani. Questo è quanto è successo e quanto io ero a conoscenza. Poi successivamente, quindi parliamo di alcuni mesi, purtroppo il fenomeno si è incancrenito. Questa persona, animata da uno spirito cinofilo particolare, aveva ricoverato altri quasi 50 cani, forse 54, perché quando il servizio sociale, insieme ai vigili, insieme alla ASL, insieme ai carabinieri, insieme anche alla forestale, si sono recati sul posto, i cani erano aumentati, quindi non erano più i massimo 30 cani previsti dalla legge, ma erano diventati più di 70. Adesso che il giudice dica queste cose, bisognava, se l'avvocato l'avessi nominato io, ribadire che non è così, che è vero che quei cani la signora Romina non se li poteva inventare, probabilmente quei cani, oh, io dico un nome qualunque, no? Quei cani probabilmente, Claudia, sono stati raccolti fuori, perché erano cani abbandonati dai pastori, dai cacciatori, da cittadini che non sono animati da uno spirito cinofilo positivo, quindi tutti cani abbandonati, che comunque, come ha detto la sindaca e come ha detto il giudice, il comune se ne doveva fare carico. E siccome il comune non aveva le risorse per impedire questo fenomeno o ricoverare tutti i cani, raccoglierli soprattutto, perché voi capite che quando i cani girano nelle campagne non è facile catturarli, perché sono selvati. Praticamente sono selvatici, quindi diventa oltremodo difficile, insomma, operare in quel settore. Questo è successo. Quindi non è vero quello che ha scritto il giudice e quello che voi avete ribadito, che il sindaco aveva autorizzato un numero imprecisato di cani.
Voglio specificare solo una cosa, non è un'affermazione che faccio io. Io ho letto nella proposta una parte della comparsa di costituzione del privato che dice io ce li avevo perché mi ha autorizzato il sindaco. No, no, allora questo, no, no, nel senso, te leggere questa nota qua, Claudia. Qui che c'è parla di che una trentina, non 22. Sotto i 30. Una trentina. Massimo 30. Non c'è scritto massimo 30. Ma non c'è scritto, ma io faccio riferimento a una norma e a quello che io mi sono detto col servizio veterinario. No, vabbè, ma io sto leggendo, oggi non voglio fare polemica. E quindi erano 22 i cani. È inutile che tu continui a dire anche sulla stampa, io hanno autorizzato. Cioè, 22 non c'è. Non è vero. Sì, ha legato la proposta. Parla, sì, ma l'autorizzazione, io dico, ma 30 cani, perché era il massimo che poteva tenere, ma in realtà erano 22. E mi sono testimoni, no, ma mi sono testimoni, chiamate Caterina, chiamate, no, però, allora lo sa, è il microfono, se no non Simone senti. Lo sa sia il veterinario, il dottor Gambola, che era responsabile, e sia il servizio sociale, erano 22, ho detto massimo ne puoi tenere 30, quindi 22 andava bene, tanto è vero, certo. Beh, ci sarà sicuramente, io adesso non ricordo. Però sicuramente, infatti, quando a maggio, quindi passiamo da gennaio a maggio, è lì che c'è stato questa, purtroppo, questo proliferare di cani, sono diventati più di 70. Quando c'è stato il sopralluogo della ASL, dei carabinieri, eccetera, eccetera, sono stati sequestrati 54 cani, vuol dire che gli altri sono rimasti perché erano già microchippati a nome di quella persona. Non lo so, erano micro. Questo è quanto, certo, altrimenti se li avrebbero portati via tutti, perché li avrebbero tutti microchippati come cani randaci. No, gli altri, ve lo dico a titolo informativo, perché poi su questo apriremo un'altra puntata. Gli altri sono stati poi successivamente sequestrati dalla procura. Certo. Microchippati a nome del privato e sono stati collocati in diversi canili, inizialmente a cura e spese della procura, quando sono stati poi dissequestrati, adesso ovviamente chi gestisce quei canili ci ha mandato una nota di recente chiedendoci il pagamento anche di quelle, del mantenimento anche di quegli ulteriori, gli ulteriori cani. Ma io credo, credo che quei cani siano stati microchippati a nome della procura, così mi è stato detto. Sono perché stati aveva detto, microchippati a nome del privato. È un provvedimento di tipo penale. Non so a nome del privato sono stati microchippati, non della procura. No, no, io ti do la parola, non ho problemi, però, esatto. Dico. Beh, se abbiamo qualche dato in più, credo, i vigili erano delegati, quindi lo possono dire, poi fai tu. Chiedilo tu come accertamento. Io oggi vi ho letto una proposta, ho voluto, a parte il fatto che ovviamente questa proposta poi va inviata agli enti, eccetera, è corredata di tutti i documenti, proprio perché ci tenevo che, siccome è una questione delicata, che parlassero gli atti. Perché poi appunto io non ho vissuto la situazione, quindi ho preso le carte e ho analizzato quella che era la documentazione, tant'è che, lo ripeto, non ho fatto considerazione, ho letto una proposta dove abbiamo richiamato gli atti del giudizio, quindi anche quando si parla di questa autorizzazione è il privato che ha sostanzialmente dichiarato di esercitare un servizio per conto del comune. Ma il privato può dire quello che vuole, gli atti sono un'altra cosa, sono le testimonianze delle persone interessate e l'autorizzazione da me rilasciata che in, diciamo, in ottemperanza a quella che è la norma regionale, quindi la delibera della giunta regionale 17/39 del 2010, ripeto, consentiva un massimo di 30 cani e io non potevo autorizzarne di più.
Questo è successo. Poi è chiaro che bisognava chiarire al giudice, ma evidentemente l'avvocato, che non era a conoscenza di questi fatti, non ha chiarito questi aspetti. E quindi la responsabilità andava ripartita tra le parti, cosa che non è stata fatta. Io non so quanto voi abbiate anche mediato col canile di Serdiana, perché io avevo già allora preso contatti, avevo cercato in qualche modo di trovare anche delle soluzioni. E loro, è inutile che ridi sempre, Claudia. Sto facendo i nomi, avevo evitato di dire i nomi. No, Serdiana, sto dicendo il canile di Serdiana. Non posso dire che sono stati ricoverati lì, lo sanno anche le pietre, non dobbiamo saperlo noi. E quindi i cani ricoverati, il responsabile del canile era disponibile a trattare con l'amministrazione, non so se voi gli avete mai parlato. E io avevo già cominciato un dialogo prima che entraste voi in amministrazione. E l'idea era quella di dire affidiamo anche dei cani, possiamo studiare la possibilità dell'adozione di molti cani, però lui stesso mi ha detto poi successivamente che non avendo avuto la vostra disponibilità non l'ha potuto fare. Allora, su questo ti dico subito due cose. Allora, la prima cosa è, lo voglio ripetere, sullo scritto, che per me è quello che conta, io sono così, sono una formazione anche giurista, per me conta lo scritto, c'è scritto una trentina di cani, non 22, ma una trentina non cosa 30, vuol dire? 30 vuol dire 30, che è il massimo numero che la norma mi consentiva, non 70 come hai dichiarato tu sulla stampa, falsamente. Non l'ho dichiarato io, perdonami. Ho letto. C'era scritto sul giornale. No, però scusa. Eh sì, ma io ho preso gli atti, ripeto. Allora. Se tanti erano i cani che hanno trovato quando hanno fatto il sopralluogo, 30 era il massimo che avevo autorizzato io, ma gli altri cani erano ne hanno, più allora, e sono stati portati raccolti via tra gennaio e maggio del 2018. Sono stati portati via 54 cani che sono stati microcipati a nome del comune. Quindi di cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Anche tu mi interrompi. Allora, vuol dire che tra i 54 e gli oltre 70 gli altri cani erano microcipati a nome della signora e sono rimasti in loco. Questo vuol dire. Erano circa 70 cani, 54 sono stati portati via e microcipati a nome del comune, gli altri sono stati portati via successivamente microcipati a nome del privato, perché nessuno ha autorizzato una microcipatura allora, differente. Posso fare una domanda? No, finisco giusto per dire, nell'autorizzazione si parla di una trentina di cani, se questi cani autorizzati che dovevano in qualche modo essere tenuti per spirito di insomma di da un privato. Allora, il punto qual è? Che questa autorizzazione, che possiamo anche ritenere valida, possiamo dire che questa persona ha fatto bene a tenerli. Ciò che è mancato, ed è il punto focale su cui si basa l'ordinanza del giudice, è che uno, bisognava esercitare un controllo se questa persona faceva questo servizio per conto del comune. Due, bisognava prevedere un impegno di spesa se dovevamo immaginare di dover pagare noi per questi cani. Nel momento in cui sono stati prelevati, sono stati prelevati in data. Allora. Il giudice ha seguito la sua idea come tutti i giudici. A maggio 2018, da maggio 2018 a giugno 2019, quando ci sono state le elezioni, qualcuno di questo problema se ne doveva prendere carico? Qualcuno sì, qualcuno doveva fare l'impegno di spesa se dovevamo pagare il canile. Noi abbiamo colloquiato ovviamente con il canile, ma abbiamo transato su quella che è l'importo, tant'è che abbiamo alla fine definito un importo molto più basso rispetto a quello richiesto, in linea con quello che noi paghiamo attualmente con i nostri canili. Tra le altre cose, quando sono stati portati in quel canile c'erano due convenzioni in essere con il comune, cioè il comune non era sprovvisto dei mezzi per gestire il randagismo, il comune aveva due convenzioni con due canili differenti.
che dovevano gestire al suo posto il problema del fenomeno del randagismo. Quindi da maggio a giugno 2019, tempo per risolvere questa questione, ce n'era. Allora. E che è facile dire, c'è la continuità dell'amministrazione, se ne occuperà chi arriverà dopo di noi. Ma quello è normale. Tutte le amministrazioni intelligenti, capaci, eccetera, infatti li non buttano le responsabilità, come avete fatto voi sempre, su quelli precedenti, se le assumono. Noi ce le siamo assunte, quando abbiamo trovato debiti da oltre 2 miliardi allora, di euro, ce le siamo assunte le responsabilità. E non abbiamo detto al corpo di quelli, quindi diamo in mano i legali, ce ne laviamo le mani e poi un domani l'amministrazione per 20 anni pagherà i debiti. Non l'abbiamo fatto, abbiamo risolto il problema e tu lo sai bene. Per quanto riguarda i cani, allora facciamo i conti, erano 54 sequestrati e 22 quelli che avevo autorizzato, quindi bisognava dire al giudice, non è vero che la signora Pincopallo è stata autorizzata a tenere i cani per nome, per conto del comune, e non è assolutamente vero, lì è stata una disfunzione che nessuno poteva prevedere. Noi sapevamo che i cani erano 22, tant'è vero che erano microchippati a nome del comune e quando sono stati sequestrati oltre 70 cani, ne sono rimasti 22 in loco perché erano microchippati a nome di quella signora e quindi il comune non aveva nessun dovere di pagare. No, cosa c'è? Scusami Simo, il microfono. Perché non tornavano? No, se ho sbagliato, però 22 erano stati microchippati su indicazione del comune alla signora e quindi non doveva pagare il comune e tantomeno era stata la signora delegata a tenere i cani e i vigili mi sono testimoni che ogni volta che qualcuno si lamentava perché c'erano cani randagi, noi intervenivamo, chiamavamo i canili, chiamavamo chi di competenza, catturavano i cani quando riuscivano a catturarli e venivano conferiti nei comuni. Questo abbiamo sempre fatto. Come fa chiunque amministratore diligente, come avete fatto anche voi. Io quello che lamento è che voi non avete interloquito, non avete cercato di trovare una soluzione, avete dato tutto in mano legale che ha detto anche cose sbagliate, come il giudice si è fatto un'idea sbagliata. Perché sulla base di quelle dichiarazioni il giudice aveva un'idea sbagliata. Nessuno ha autorizzato la signora a tenere i cani per nome e per conto del comune. Chiedete ai vigili urbani e chiedete al servizio sociale. Non è mai successo. Quindi, ecco, questo voler attribuire delle colpe è sbagliato. No, ma guarda, non stiamo attribuendo nessuna colpa. Il punto è che... No, neanche, stiamo riconoscendo un debito in questo momento. Quello che... Però fammi finire una frase. Non l'ho detto, io ho letto una comparsa di risposta. Io ho letto una... Non mettermi in bocca cose che non ho detto. Io ho letto la comparsa di risposta dove la persona che si è costituita ha detto io li ho tenuti tutti quei cani perché... esercitavo un servizio per conto del comune. Però il punto è che allora il legale noi abbiamo sbagliato perché non abbiamo il giudice ha sbagliato, l'avvocato hanno sbagliato tutti tranne lei. Detto che avete allora sì, cioè, fondamentalmente io sono d'accordo che il comune paghi per quei cani in eccesso ai 22 che io avevo autorizzato regolarmente sotto controllo anche della ASL, perché quello abbiamo fatto noi. Poi c'è stata la disfunzione, i cani sono aumentati enormemente, è successo quello che è successo. Quindi la sua proposta non si può dire che la colpa sia di uno, dell'altro o dell'altro. Però quello che ha detto il vostro avvocato e quello che ha desunto il giudice è sbagliato. Anche i giudici possono sbagliare, Sì. Immagino di sì. Allora, quindi la sua proposta in consiglio è di riconoscere il debito solo per 22 cani. Ma che cosa hai capito? Ma insomma, devo ripetermi 10 volte. Io dico, non sto cercando niente, ma Dio, poi ce n'è anche per te, stai tranquillo. E poi tu non sei, cioè, o chiedi la parola, abbi pazienza. Mi stai interrompendo continuamente. Perché ridi? Ma per cosa c'hai da ridere? Ma c'è poco da ridere, Baghi.
c'è poco da ridere, c'è poco da ridere, se ti guardi allo specchio forse c'è da ridere. Che voglio sì, dire io no, perché... gli atti li abbiamo letti, io ho dato la mia interpretazione, no, e non vi ho detto anche chi ho di testimone, e più ciclo qui c'è la mia dichiarazione che parla al massimo di 30 cani, anche se è scritta male, c'è scritto io l'ho firmata, non l'ho scritta io, però la legge è chiara, dice fino a 30 cani, io non potevo autorizzare di più e non li ho autorizzati, no, sono non accolto. Potete chiedere al dottor Chiambola, che è responsabile del servizio veterinario, cosa ci siamo detti, probabilmente l'hai, lo conosciamo. Noi non facciamo qua il processo. E che cosa abbiamo autorizzato? Quello abbiamo autorizzato, quello che prevedeva la norma, perché avrei dovuto delegare un privato a tenere 70 cani, ma siamo impazziti? Quello che viene la, che emerge dall'ordinanza, perché ripeto, io non, qui non facciamo un processo sulle intenzioni, non ce ne sono, su quello che è successo. Non ce ne sono. L'ordinanza del giudice. Ah, vabbè. L'ordinanza del giudice. Il giudice può dire quello che vuole. No, vabbè. Allora. Purtroppo decidono loro. Decidono loro i giudici. No, però, e decidono sulla base di avvocati che non conoscono cosa è successo. Però, ma dai, ma stai zitto tu. Però, sindaco, un po' di rispetto. No, vabbè, mi interrompo in continuazione. Allora, la vogliamo smettere di interrompere? Ma tu vai dove cavolo vuoi, ma togliti da questo consiglio, vergognati. Allora, io quello che si deduce dall'ordinanza non è il problema, gli autorizzati, non gli autorizzati, è che nel momento in cui sono stati autorizzati, sbagliato, giusto, ok, bisognava esercitare un controllo, cioè verificare che fossero effettivamente fatte le sterilizzazioni, che non diventassero. Sono state fatte, io ci ho testimone, te l'ho detto. Non è così. Ma che i servizi sociali sono stati fatti? Se poi la signora ha raccolto più cani, non potevamo sapere. Bisognava verificare. Sono passati tre mesi. Chi poteva ipotizzare in tre mesi che questa raccoglieva anche 50 cani? Però, consigliere Vigo, mi faccio finire. Quello che il comune deve fare è una verifica costante su quel servizio, cioè verificare effettivamente che il comune non deve andare nella casa dei privati a buttare i cani. Nel momento in cui però lei l'autorizza, sta esercitando. No, io ho autorizzato massimo 30 cani, ma lo capivo, lo vuoi capire. Lei il controllo lo doveva esercitare. Ma che controllo? Doveva andare lì a contare i cani tutti i giorni. Non ma contare, verificare che fossero in buona salute, che fossero sterilizzati. C'era il contatto col veterinario, il servizio veterinario era attivo, chiedetegli. Non è così. Chiedeteci cioè, a lui, ma quello lo dici tu. Non so, ci sono altri interventi, assessore Lobash. Vabbè, mi ha fatto ridere, però non era una presa in giro. No, vabbè, io quando vedo le persone ridere, francamente, siccome parliamo di cose serie, no, scusa Igor, ma se parliamo di un debito di 154.000 euro, sono cose serie, non sono i 2 milioni che mi sono ereditato io, però è un debito importante, quindi non credo che ci sia da ridere. No, vabbè, anche da capire cosa è successo perché nel tempo. È stata una battuta che comunque mi ha fatto ridere, ma non vale. Era per... no, il giudice dice quello che vuole. Beh, certo, allora, il giudice no, poi decide, dai, ma sappiamo ridere, tutti, ma no, ma non era spesso e volentieri sbagli. Ci siamo messi a ridere tutti, anche quelli di minoranza, nel senso che faceva ridere, ci sta, che uno... vabbè. Posto che, vabbè, a me non è chiaro questo, perché so, insomma, da quello che ho capito è che i 54 cani sono stati microcipati a nome del comune dopo il primo prelievo, no? Mentre, durante il prelievo, vabbè, mentre su quelli che sono rimasti, diciamo nel cortile di questo privato, sappiamo che sono stati microcipati a nome del privato, giusto? Scusa se posso, erano già stati microcippati a gennaio, questo però lo vorrei capire, e a maggio è stato infatti io sto dicendo, allora a parere mio non fa differenza, però volevo che si chiarisse se è possibile, se non oggi, comunque capire questa microcippatura se era già preesistente e quindi se erano già stati microcippati a nome di
un privato o di altri soggetti, o se anche questi qua sono stati microchipati in una fase successiva. Mi pare però di aver capito dalle cose che ho letto, non soltanto insomma da questi atti, ma più in generale, che comunque diciamo la proposta conciliativa che fa il giudice la fa per dire questo. Al di là, dice sostanzialmente, adesso al di là di che può aver sbagliato in alcuni dettagli, perché insomma, può essere anche, però il giudice sostanzialmente che cosa dice? Dice il randagismo è un problema del comune, no? Quindi se anche tu autorizzi un privato a fare insomma delle cose, fatto sta che il problema lo devi gestire tu con le tue risorse, non puoi affidarti diciamo a queste situazioni, perché poi diciamo in questa situazione specifica, se diciamo il volontario privato fosse stato un canile autorizzato, probabilmente non ci sarebbero stati problemi. Il problema è legato al fatto che il privato autorizzato non aveva diciamo una struttura idonea da un punto di vista diciamo della rispondenza ai requisiti previsti dalle norme, non aveva questo tipo di struttura per svolgere questo tipo di servizio, no? Questo qua sta il nodo. Quindi io, è vero che un privato può tenere fino a 30 cani, però se questi fino a 30 cani li sta tenendo perché io comune dico no, ti autorizzo a tenerli e ti prendi i randagi, siccome però tu non sei diciamo nelle condizioni di farlo perché non hai una struttura adeguata, questo mi sembra di aver capito dal giudice. Il giudice dice quel problema è tuo, capito? Quindi è tuo, non solo quello dei 54 cani, ma anche degli altri, perché di fatto tu hai consentito di farli, diciamo, di farli mantenere in una struttura che non era adeguata, no? E questo mi sembra di aver capito. E quindi il giudice dice, è chiaro che il problema era tuo, lo dovevi risolvere tu e avresti dovuto comunque tu occupartene anche diciamo facendo tutto quello che dovevi fare, cioè fare gli impegni, dar via dei canili, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra poi che il giudice sostanzialmente faccia anche intendere una cosa, dice, di fatto dice, mettetevi d'accordo, perché se non vi mettete d'accordo, secondo me, la responsabilità io la do al comune, capito? Io come giudice lo dice abbastanza chiaramente, cioè dice io vi consiglio di trovare un accordo transattivo che possa in qualche modo fare anche risparmiare dei denari al comune, io ripeto la leggo così, perché se non vi mettete d'accordo, io giudice, poi ci possono anche essere altri gradi di giudizio dove il giudice può anche essere smentito, no? Perché qua comunque stiamo parlando del primo grado di giudizio, però in questo primo grado di giudizio il giudice è chiaro e tondo, cioè dice mettetevi d'accordo, perché se non vi mettete d'accordo e continuate la lite, sappiate che io comunque al comune gli darò torto. E se do torto al comune, il comune si troverà costretto a pagare intanto quanto sta chiedendo il canile, che chiedeva 3 euro mi pare al giorno per ogni cane randagio, insomma per tutto il periodo, oltre ovviamente agli interessi, oltre alle spese legali e quant'altro, e quindi comunque con un importo che era diciamo nettamente superiore. Quindi da questo punto di vista, senza andare adesso in questa fase a cercare responsabilità, a fare diciamo processi, perché non è questa la sede, si intende, mi pare che non ci siano molte alternative, cioè secondo me è anche stato corretto diciamo, il percorso del comune di in una prima fase difendersi dicendo guarda che quei cani comunque secondo me erano di un privato, erano in una casa di un privato, sarebbero dovuti essere microchippati a nome del privato e doveva essere comunque a carico suo, perché io effettivamente non lo so, a parte diciamo i primi una trentina, 22 quanti sono, che sono stati autorizzati, effettivamente io gli altri non lo so da dove li ha presi questo privato, no? Potrebbe averseli comprati, fatti regalare, non lo so, fatto sta che comunque possono essere arrivati anche da altri territori peraltro, no? Perché non è che dovevano necessariamente, noi di fatto sa che sono stati trovati lì, che sono stati portati via e che sono stati, passatemi il termine che non è proprio corretto, sono stati classificati come cani randagi del comune di Calasetta, perché questa è poi diciamo la storia diciamo scritta negli atti di questa situazione. E quindi non c'è dubbio, diciamo, quindi sui 54 credo che non ci possano essere dubbi, perché è abbastanza insomma evidente, almeno o meglio evidente dagli atti. Poi io ripeto, non so neanche francamente dove siano stati ricoverati diciamo questi cani. Ma ripeto,
il giudice lascia intendere, e io credo che, anche se vi dico la verità, quando ho letto la vicenda, insomma le prime volte che ho letto la vicenda, no? E quindi quando il canile ha, insomma, mosso le sue dimostranze, nella prima fase io ho sempre difeso la stessa, diciamo, versione che oggi dice Antonio, cioè questi cani erano in una casa privata ed erano del privato. Però, ripeto, il giudice, facendo una serie di ragionamenti, ha fatto capire che, nella sua interpretazione, che io però penso che possa essere accolta anche da altri giudici, ha fatto capire che anche quei 22 erano cani di cui si sarebbe dovuto comunque occupare il comune, no? E che potevano sì essere dati ai privati, con, diciamo, anche legittimamente, secondo quella deliberazione della giunta regionale, ma a condizione che il privato che li accoglieva aveva le caratteristiche per farlo, no? Questo certamente, perché non è solo una questione, io non lo so, avete detto aveva 1000+ metri quadri di terreno, però non credo che sia l'unica condizione, diciamo, sufficiente per poter dire che la struttura è idonea, perché poi, come sapete, i cani devono essere comunque devono avere delle, diciamo, delle gabbie, insomma dei box, che devono avere delle misure precise, lo sapete, no? È ovvio che ci sono delle norme, ci saranno i metri quadri per cane, i grammi di carne che devono mangiare e quant'altro. È chiaro che questa struttura non aveva le caratteristiche, no? Perché era ovviamente improvvisata, come se ciascuno di noi, diciamocela tutta, se ciascuno di noi che ha 1000 metri quadri di terreno prende e si porta 30 cani, però quei 1000 metri quadri di terreno non sono idonei a svolgere quella funzione. Quindi il giudice in questo ci dice: i cani, anche quelli, erano compito vostro, no? E oggi io vi suggerisco, dice, trovate un accordo, perché se insistete ad andare avanti in questo grado di giudizio, comunque voi soccomberete, perché secondo me l'interpretazione è un'altra. E quindi le ipotesi, diciamo, che ci potevano, che c'erano, erano soltanto due, no? Una era: andiamo avanti nel giudizio sapendo comunque di risultare soccombenti, e su questo non c'erano dubbi, perché, ripeto, è stato praticamente scritto, però con la cosa, vabbè, tu mi condanni, no? E io comunque posso proporre appello a quella sentenza, giusto per chiedere la revisione di quel processo. Però questa cosa comunque avrebbe aumentato i rischi, perché io adesso non so quanto era la richiesta, non lo ricordo esattamente quanto hanno chiesto, diciamo, se magari ce lo dice il sindaco, perché loro ovviamente hanno chiesto i 3 euro al giorno per tutti i giorni, ovviamente, che i cani hanno vissuto. Sì. Volevo dire che attualmente i cani sono 14, quindi nel tempo sono stati adottati, insomma, attualmente sono circa 14. Ti dicevo quanto è stato residuo, insomma, giusto, perché prima, insomma, se è possibile avere l'informazione su quanto chiedevano, sulla cifra richiesta dalla società, perché il punto qual era? O trovi un accordo, che poi è stato trovato, per l'importo di 2,50 euro mi pare per ogni cane, insomma, per i giorni di mantenimento senza interessi, senza ulteriori oneri. Ripeto, l'alternativa era andare avanti. Allora, quello che chiedeva era 153, però al momento dell'atto di citazione, quindi stiamo parlando, insomma, il 18 gennaio 2022. Quindi a questa cifra bisognerebbe aggiungere un altro anno. E oltre alle spese legali, si intende. Oltre agli interessi e alle spese legali. Beh, anche le loro, nel senso che in caso di soccombenza il giudice probabilmente in una situazione del genere avrebbe potuto... Perché sono state compensate le spese. No, adesso, conciliativa. Io sto dicendo, adesso non ce ne sono, però sto dicendo quali erano le ipotesi, diciamo, di fronte alle quali ci si è trovati. Una è: accettiamo la proposta che fa il giudice, cioè trovate un accordo, oppure andiamo avanti nel giudizio. Ma andare avanti nel giudizio cosa significava? Significava perdere il primo grado di giudizio, in cui il giudice probabilmente avrebbe detto: il comune ha perso, si deve pagare quanto chiede il canile, oppure sarà magari nominare anche un perito per fare i conti, giusto?
farci pagare le spese legali del nostro legale, del legale, diciamo, della società, e poi in quel caso dici propongo appello. Ovviamente proporre appello vuol dire aggiungere ulteriori spese legali, giusto? Perché comunque devi nominarti il legale anche per il secondo grado di giudizio, e la stessa cosa avrebbe fatto ovviamente la società, perché a questo punto, avendo peraltro vinto nel primo, diciamo, si sentiva anche in una situazione di forza, no? Chiaramente io penso che questa cosa era, da quello, per quello che ha scritto il giudice, osare nel fare questo, secondo me era molto rischioso, perché a quel punto effettivamente, diciamo, tutte queste ulteriori spese, che non sono le spese, diciamo, vive di mantenimento, cioè io intendo dire gli interessi e le spese legali, in caso di condanna, soprattutto in caso di condanna in un secondo grado di processo, che, diciamo, sulla base di quello che è stato scritto nel primo, potevano essere anche considerate, come dire, un attimino eccessive, no? E avrebbero anche potuto a un certo punto creare un danno al comune, no? Perché se tu hai la possibilità di spendere 172, mi pare, no? Se tu, pur sapendo di essere abbastanza in torto, decidi di andare avanti nei gradi di giudizio e poi alla fine ti trovi a pagare anche interessi e anche spese legali, io penso che quegli interessi e quelle spese legali un giudice avrebbe potuto dire: guarda che io ti avevo avvisato e questo per me è danno erariale, e quindi andiamo a cercarne il responsabile, ok? E quindi chiudo, così ti passo, no, tanto. Quindi io penso che questa sia una proposta che deve essere condivisa, diciamo, dal Consiglio per risolvere questa vertenza. Io lo dico così, si risolve e è bon. Scusate, ma nell'ordinanza di citazione del giudice c'è indicato il numero preciso dei cani? Scusami, mi è sfuggito mentre stavo parlando, perché c'è l'attestazione, credo che sia legata, di un veterinario sul numero dei cani, con le schede allegate dei vari microchip, con le date di ingresso, e poi nel caso di, insomma, di morte ci sono... Ma i numeri o l'importo? Cioè, voglio capire. Ah, ok. Voglio capire, perché il problema... Per solo un secondo, perché ho visto qualcosa. Cioè, di ogni cane sostanzialmente tu sai, perché il punto è che, siccome è brutto dirlo, però è così, è la cosa, è che le cose si contano sui numeri. Cioè, tu di ogni cane sostanzialmente sai quanti giorni, ok, è stato mantenuto dentro... di cani, per capire, non tanto perché io voglia cercare le responsabilità, perché io non dubito di quello che ha fatto il precedente sindaco e non dubito nemmeno di quello che fa il sindaco attuale, quando porta all'attenzione del Consiglio quello che è il debito fuori bilancio, perché bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere che quando uno assolve al proprio, diciamo così, compito, assolve il compito ritenendo di fare gli interessi della pubblica amministrazione. Questo lo dico perché sicuramente nel documento che aveva redatto l'allora sindaco Vigo, sicuramente quei cani sarebbero stati dovuti essere microchipati a nome del privato. Quindi io credo che l'ordinanza, il debito che il Consiglio oggi, spero anche all'unanimità, perché siamo dinanzi a delle questioni un po' particolari, il numero dei cani sia il numero residuo relativamente al riconoscimento del debito. Allora ti spiego, quando sono stati prelevati, almeno questo lo deduco dagli atti, i cani non avevano microchip, quindi sono stati tutti 54 microchipati a nome del comune. Perfetto, quindi significa, io credo, significa questo, che per i cani in eccedenza, per cui era stata autorizzata la signora, quei cani erano a carico del privato cittadino. Quindi questi cani sicuramente sono a carico della comunità tutta, no? E il problema è questo. Queste questioni, a mio avviso, naturalmente io anticipo il voto favorevole alla questione, al riconoscimento del debito fuori bilancio,
perché dinanzi a un'ordinanza del giudice che ti dice oggi badate che se andate avanti nel giudizio probabilmente dovrete pagare interessi legali, compagnia cantante, a quel punto dovere del consigliere comunale è quello di tutelare l'ente in generale, quindi approvare il tutto. Ma probabilmente queste cose sarebbero dovute essere seguite in maniera più approfondita dal legale, nel senso che magari l'ha fatto, non lo so dire con certezza, però l'ordinanza del giudice, a mio avviso, a prima lettura dell'attuale sindaco, sembra lasciar trapelare qualcosa di particolare. Non sempre le ordinanze del giudice, comunque voi perché i giudici sono oberati di lavoro, voi perché magari non seguono la questione come deve essere seguita, probabilmente è quello che magari certe volte, magari per fretta e per cosa, lasciano il tempo che trovano. Però detto questo, il nostro gruppo naturalmente anticipa il voto favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio. No, io volevo fare una considerazione, perché poi sembra che le amministrazioni precedenti non si siano mai occupate del fenomeno del randagismo o in modo così molto marginale. Questo non è vero. Ve lo dico perché noi, un paio d'anni prima che succedesse questo fattaccio, avevamo cercato di chiudere un accordo con alcune associazioni ambientaliste del posto, in particolare di Carbonia e di Sant'Antioco, e ci eravamo impegnati, io col sindaco di Sant'Antioco, alla realizzazione di un canile. Avevamo individuato l'area sul comune di Calasetta, e il comune di Sant'Antioco, ci sono le delibere, quindi potete visionarle, e avevamo messo a disposizione e le risorse finanziarie e anche il progetto per concorrere in quota proporzionale alla realizzazione di questo canile, che sarebbe stato poi sotto il controllo della ASL, come inizialmente, come ti avevo detto, era stato fatto con quella signora, nel senso che l'ASL se ne era occupata, era venuta, aveva microchippato, aveva sterilizzato, ha fatto tutto quello che era necessario fare. Ecco, questo canile, avevamo avuto diversi contatti con le associazioni, sembrava che potesse andare in porto questo progetto. Poi purtroppo le associazioni, per un motivo o per l'altro, si sono tirate indietro e quindi siamo rimasti sempre senza le risorse necessarie per la gestione, che consentirebbe non solo una raccolta locale dei cani in tutta l'isola, un controllo sul canile stesso e un risparmio sicuramente economico, perché avendo un canile qua sarebbe anche più semplice raccogliere e conferire i cani. Purtroppo non si è riusciti, però la volontà politica e amministrativa c'è sempre stata. No, vabbè, io giusto un attimo rispondendo ad Antonio, perché vabbè, ho esperienza, diciamo, di ho esperienza nel senso che li ho viste, che comunque ci sono comuni che hanno il loro canile, però poi sostanzialmente il costo di mantenimento dei cani, no, è per dirti che poi di fatto poi il costo del mantenimento del cane randagio è quello, cioè anche se ti costruisci il tuo canile, poi comunque lo devi dare in gestione in qualche modo, perché chiaramente non è che hai il personale, diciamo, comunale per gestirlo, quindi si dà in gestione normalmente a terzi soggetti, e il costo che ti viene per il cane è quello lì, c'è poco da fare, diciamo che è abbastanza un costo standardizzato. No, ma era giusto per dire, perché ho visto delle esperienze, non, insomma, anche un po' diversamente, no, se però c'è una persona che raccoglie 50-70 cani, alcuni autorizzati e gli altri no, vuol dire che se ci sono altre persone che hanno questa passione, questo desiderio di affrontare il problema e di amare questi animali, se anche, ecco, poteva essere anche l'economia, diciamo, non capisci? C'è lo scopo di lucro, sì, perché mettiamo così, non c'è lo scopo di lucro, quindi non c'è, esatto, però. E il costo è quello, perché io ti dico, perché conosco un'esperienza che in qualche modo gestisco, okay, e so che insomma nell'amministrazione dove io lavoro c'è il canile comunale, però comunque il costo del mantenimento dei cani è di 3 euro al giorno, punto. Non c'è neanche se il canile è di proprietà del comune, capito quello che voglio dire?
Però invece sulla questione che poneva Angelo, cioè adesso al di là che giustamente hai anche già detto, noi ci esprimiamo voto favorevole. Io però volevo che si capisse bene, almeno io ho capito bene, perché giusto per capire esattamente che cosa stiamo poi anche andando a riconoscere, adesso al di là che stiamo riconoscendo questo debito di 172.000 euro, no? Io penso di aver capito, no, che noi stiamo diciamo, riconoscendo al canile, no, sostanzialmente il costo di tutti i cani che sono stati poi sequestrati. Ah, dei 54 stiamo facendo dei 54 okay. Che sono stati sequestrati, microchippati a nome del comune di Calasetta e portati in questo canile. Okay. Quindi mi sembra una proposta, a questo punto aggiungo solo un'altra cosa, appunto, che la proposta è positiva, perché al di là di quello che ha scritto il giudice, perché comunque insomma io l'ho letto e poi adesso l'hai anche riletto tu, diciamo il giudice parla di colpa grave, insomma dice anche delle frasi, però da un punto di vista erariale, se è vero che io devo comunque diciamo portare i cani nel canile, se li sto portando in un canile dove pago il prezzo che comunque avrei pagato perché è stata fatta la gara, giusto mi pare, giusto? Noi abbiamo fatto una gara per dire quanto insomma chiedete per ogni singolo cane. Se stiamo andando a pagare quel prezzo, che quindi è il prezzo diciamo di mercato che è stato offerto al comune di Calasetta sulla base di una gara, no, al di là che ci possono anche essere delle responsabilità, certamente dico non può esserci del danno erariale, perché semplicemente stiamo andando a pagare quello che avremmo pagato insomma se avessimo assunto un regolare impegno, perché non ci sono interessi, non ci sono costi, diciamo spese legali, non ci sono altre cose, quindi riconoscerlo anche per l'ente, diciamo per l'ente è sicuramente una cosa buona, e certamente è anche cosa buona il fatto che comunque così non possono essere anche in una fase, al di là di quello che ha scritto il giudice, non credo che possano neanche essere individuate diciamo delle responsabilità di tipo erariale, perché assolutamente io non... Allora il punto è questo, io un po', allora diciamo che faccio questa proposta un po' nello spirito che diceva l'assessore Lobascio, il consigliere Serrenti, cioè quello di trovare la soluzione che in qualche modo crei meno danno all'ente, ovviamente, quindi nell'ordinanza si parla di prosecuzione temeraria della controversia, quindi è chiaro che ci sono delle indicazioni che portano a dire sicuramente saremmo soccombenti e quindi dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Quello che non condivido è che mi spiace, ed è anche il motivo per cui poi l'ente ha deciso in una prima fase di resistere alla richiesta del canile, che ovviamente noi ovviamente è chiaro che il canile è in una posizione di debolezza, perché ovviamente lui i cani li ha e li deve mantenere, non è che non ci siamo opposti il problema, però quello che almeno io personalmente non condividevo è questo, cioè se tu autorizzi una trentina di cani, 30 cani, quello che è, devi fare un controllo su questi. Questo perché? Perché poi ovviamente, cioè di questi, dei residui 24 di cui noi oggi stiamo riconoscendo il debito, cioè chi ci dice di chi sono questi cani? Cioè li hanno attribuiti al comune di Calasetta sulla base di una situazione che si è verificata. Però io il dubbio a me rimane, dico. Non devi avere il dubbio, secondo me stiamo facendo cosa buona e giusta, ma il dubbio non ci deve essere, perché dal momento che c'è stata l'autorizzazione dell'allora sindaco Vigo, quei cani autorizzati erano stati microchippati a nome del privato, pertanto gli ulteriori cani che poi sono citati nell'ordinanza del giudice sono stati microchippati a carico del comune di Calasetta, perché non erano stati ad origine microchippati. Quindi a mio avviso, tra l'altro, non sussistono, come diceva Igor, i presupposti del danno erariale, perché non c'è nessun onere aggiuntivo, tra l'altro non ci sono né interessi né spese legali, per cui la nostra posizione dal punto di vista del Consiglio Comunale mi sembra più che, diciamo così, tra virgolette, regolare e nei canoni di quelli che sono, diciamo così, nei canoni cosiddetti amministrativi. Una domanda però mi sorge, se quei cani erano autorizzati, perché sono stati successivamente sequestrati dalla procura?
Posso, sì, rispondere? Sono quelli. Posso rispondere? No, no, posso? Perdonatemi, c'erano circa 70 cani, 50 prelevati nel 2018, nel 2018 sulla microchipati a nome del comune di Calasetta. I residui sono stati sequestrati il 17 agosto 2019 a seguito di un provvedimento del giudice, 29 cani. Ma se i cani erano già stati microchippati, cioè, io non credo, comunque, allora. Cioè, ma quello doveva verificarlo la ASL, non potevo verificarlo, tant'è vero che erano stati delegati loro. Certo. Allora, se la matematica, sì. Scusate. Non è chiaro. Allora, scusate, Igor. È da verificare perché qui non lo dicono. Non si sente. Questo l'abbiamo detto, però sugli ulteriori successivi. No, no. Parlate col microfono perché sennò non si sente a casa o chi ci sta guardando. Gli ulteriori cani, adesso qua non è specifico. Allora, nella comunicazione. Non dice quanti ne sono rimasti. Esatto, quindi non è specificato se fossero già stati. Sì, beh. Probabilmente su questo arriverà probabilmente un contenzioso. Su questi non è specificato. Questo ma scusa, posso dire una cosa? Se la matematica non è un'opinione, lì c'erano più di 70 cani, mettiamo 74, e soltanto 54 sono stati microchippati e conferiti in quel canile, vuol dire che gli altri cani erano già, come giustamente dice l'assessore Lobascio, microchippati, e sono rimasti in quel loco, da quella signora, e lei ha continuato a occuparsene. E anche se il sindaco dice il sindaco dell'ora non se ne occupava, non è vero, perché io ero in contatto con il dottor Gambula, della ASL, che periodicamente andava, poi lui stesso ha perso il controllo, perché poi mi disse, guarda, non mi ha più chiamato, non siamo più andati, se non ci autorizzano non possiamo entrare, ed è successo quello che è successo, quella disfunzione. Però è anche vero che tutti quei cani erano stati raccolti sul territorio di Calasetta, non penso che la signora andasse e li comprasse, quindi purtroppo che fosse a carico, giustamente come dicevi tu Igor, a carico del comune è un fatto scontato, i cani randagi se non sono microchippati sono del comune e il comune se ne deve far carico. Purtroppo la norma è quella e purtroppo il fenomeno del randagismo dilaga in tutta la Sardegna, lo sappiamo. Io non ho detto che, cioè, giusto per precisare, non è che ho detto è andato, ha comprato, però voglio dire, in una situazione dove non c'è il controllo, tu sai che lì ci sono dicendo in generale, Antonio, parlo in generale, nel senso che io non mi sono riferito al caso. No, nel senso che io non mi sono riferito al caso specifico, però è chiaro che se io vado in un posto e trovo un certo numero di cani, non lo so se sono stati tutti presi nel comune di Calasetta o se sono arrivando anche dal comune. Capito quello che voglio dirti? Cioè io non l'ho detto rispetto al caso specifico, mi riferivo in generale che chiaramente, non essendoci stato il controllo, si sa che sono stati trovati 54 cani, diciamo questi di cui stiamo parlando, e che sono stati attribuiti giustamente al randagismo di Calasetta. Poi chiaramente da dove arrivano non lo so, possono arrivare col traghetto. Cioè, ma che sembrerebbe che alcuni non fossero stati neppure sterilizzati, quindi probabilmente si sono anche riprodotti all'interno. Quello che io però, perché ovviamente poi c'è stato anche quando abbiamo affrontato il procedimento, chiaramente il nostro legale
ci ha anche chiesto delle informazioni, noi ci siamo rapportati con la ASL, di cui tu dici, ma è la ASL che doveva verificare, cioè la ASL scrive più volte al comune dicendo guardate che lì c'è una situazione non più sostenibile, scrive anche i carabinieri che sollecitano il comune a prendere in carico la situazione perché non è più sostenibile. Quindi successo, è questo che io dico, questo problema. Cioè perché lasciarsi andare avanti nel tempo in una situazione comunque come quella che era cioè, perché poi c'è anche un fatto che noi non abbiamo affrontato, cioè questi animali, cioè, hanno vissuto lì, sono degli animali, cioè siamo in una società civile dove adesso il benessere degli animali ha un peso, non possiamo non occuparcene. Cioè io questo di cui io mi lamento, non la questione, c'è una questione tecnica, ma c'è anche una questione affettiva, cioè se io autorizzo 30 cani a stare lì, ma comunque va fatta una verifica, ma soprattutto la verifica però, era garantita dalla ASL, ma lo vuoi capire, non lo vuoi nel capire. Momento in cui la ASL fa la verifica e dice che ti, e chiede, richiama la nostra comunicazione, cioè rammenta i cani dentro la proprietà privata, è urgente perentorio che i cani vengano sgomberati, questa è una delle tante note che sono contenute al protocollo. Allora dico, capisci che io questo di cui mi lamento, ma abbiamo capito che in Italia lo scarica barile, allora la ASL dice che la colpa è del comune, il comune dice che la colpa è dei cittadini, eccetera eccetera. Cerchiamo di essere concreti, alla fine posso fare la dichiarazione di voto, almeno chiudiamo, anche perché io devo fare un'interrogazione e voglio avere il tempo di farla. Posso fare la dichiarazione? Dicevo, a parte certe discussioni che io condivido solo in parte, perché penso che noi abbiamo fatto il massimo, abbiamo chiesto l'intervento della ASL, eccetera, eccetera, è pur vero che quei cani, se anche erano diciamo detenuti da una persona, erano portati tutti in questo sito di terreno, erano tenuti lì, non erano tenuti male perché non morivano di fame, quindi aveva fatto un sacrificio enorme per mantenerli. Però a prescindere da questi fatti così emotivi delle persone che in qualche modo si prodigano oltre quelle che sono le loro risorse, devo dire che quei cani sicuramente arrivavano dal territorio del comune di Calasetta e quindi è giusto, anche perché ce lo impone la legge, che il comune paghi per il mantenimento di quei cani, perché se non li avesse raccolti la signora, li avremmo raccolti noi come comune attraverso le istituzioni e avremmo dovuto pagare i canili. Quindi io dichiaro come dichiarazione di voto che sono favorevole al pagamento al canile di Serdiana dei debiti maturati. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Serenti è già fatta, Igor l'avete già fatta. Procediamo alla votazione. Favorevole. Roberto Sinzu. Favorevole. Matteo Carras. Favorevole. Laura Farris. Favorevole. Igor Robascio. Favorevole. Simone Baghino. Favorevole. Diego Fisanotti. Favorevole. Sergio Lai. Favorevole. Remigio Scopellitti. Favorevole. Antonio Vigo. Favorevole. Angelo Serrenti. Favorevole. Sandro Dessì. Sì, votiamo l'immediata esigibilità, prego. Claudia Mura. Favorevole. Roberto Sinzu. Favorevole. Matteo Cabras. Favorevole. Laura Farris. Favorevole. Igor Lobascio. Favorevole. Simone Baghino. Favorevole. Diego Fisanotti. Diego. Favorevole. Okay. Sergio Lai. Favorevole. Remigio Scopellitti. Favorevole. Antonio Vigo. Angelo Serrenti, Sandro Dessì. La proposta è approvata. Non ci sono altri punti, ci sono interrogazioni e interpellanze. Consigliere Figo, prego. C'è la deposita poi, giusto per capire. Ah, okay. L'interrogazione è rivolta all'assessore Baghino, visto che ho notato questa volontà di dialogare senza credine, per carità.
Interrogazione di delibera numero 1 del Consiglio Comunale del 13-12-2023. Interrogazione a risposta orale all'assessore delegato ingegner Simone Baghino inerente alle ipotizzate controdeduzioni alla determina numero 805 della RAS, protocollo 26-803 del 16-07-2019. Premesso che sono trascorsi quasi 5 anni dall'insediamento dell'amministrazione comunale, col sindaco la dottoressa Claudia Mura e con assessore all'urbanistica l'ingegner Simone Baghino. Nella campagna elettorale per le elezioni del mese di giugno 2019, l'attuale maggioranza diede grande enfasi alla necessità di un PUC condiviso da tutta la popolazione, promettendo assemblee popolari con il coinvolgimento di tutte le forze sociali, degli operatori turistici e addirittura ipotizzando una consultazione popolare per decidere in merito alla realizzazione del campo da golf. Inutile dire che a tanti bei propositi e promesse elettorali è poi seguito il nulla. La maggioranza si è chiusa in se stessa, ignorando anche le recenti richieste di incontro da parte, di incontro per chiarimenti e conoscenza dello stato dell'arte formulata dai tecnici locali, che operano da decenni sul territorio, che conoscono le problematiche e le esigenze della popolazione. Nell'incontro del mese di settembre del 2019, richiesto dai tecnici, la sindaca e l'assessore Baghino promisero che il PUC sarebbe stato una priorità dell'amministrazione e si ipotizzavano 5-6 mesi per dare giuste risposte ai componenti e competenti uffici regionali all'urbanistica. La minoranza consigliare, consapevole dell'importanza del PUC, in questi ultimi 5 anni ha proposto ripetute interlocuzioni consigliari e richieste verbali per attivare tavoli di concertazione tecnica e progettuale col coinvolgimento di tutta la popolazione, delle diverse forze sociali. Ci è stata risposta che, vista la nostra azione politica di opposizione e le nostre non celate critiche, che non dovremmo fare ovviamente, non c'erano le condizioni per un dialogo e che non avremmo dovuto criticare l'attuale maggioranza che tanto bene ha fatto per la nostra comunità. Il PUC, adottato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 28-03-2019, era stato oggetto di una richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del direttore del servizio, ingegnere Alessandro Pusceddu, di cui alla nota di protocollo 26-803, la famosa determina 805 datata 16-07-2019, quindi un mese dopo le elezioni, che si componeva di 4 pagine dattiloscritte, oltre a una pagina di premessa ed una pagina relativa alle note di rito. Si evidenziavano 28 criticità o comunque richieste di chiarimenti, da ritenersi un numero bassissimo, in vero, se si pensa che recentemente a un comune limitrofo, non ancora dotato di PUC, sono state fatte oltre 240 osservazioni scritte. Nonostante le garanzie verbali pubblicate anche a mezzo stampa che l'amministrazione stesse celermente procedendo a modificare il PUC, secondo le richieste della RAS, passarono oltre 16 mesi. E con una nuova nota di protocollo 46544 del 24-11-2020, inviata via PEC, i competenti uffici regionali affidavano e diffidavano all'amministrazione comunale a procedere ai sensi dell'articolo 20,20 della legge regionale 45 del 1989, concedendo comunque ulteriori 15 giorni per indicare le motivazioni del ritardo. Passarono infruttuosamente altri 2 anni e arriviamo al 21-01-2022. Data di ulteriore nota inviata via PEC dal direttore del servizio di pianificazione urbanistica, di sollecito di fida a procedere entro 30 giorni. Quindi non è che poi gli enti regionali non si siano fatti vivi, abbiano fatto poi un sopruso commissariando il comune.
ma andiamo avanti. Avrebbero, allora, di questa diffida si diceva che gli enti avrebbero proceduto nei 10 giorni successivi all'avviso di procedura di diffida assessoriale propedeutica alla nomina del commissario ad acta. Quindi sapevate da ben 3 anni quali erano i problemi. Il Comune ancora dorme. In data 27/06/2023, assessore all'urbanistica Aldo Salaris diffida al Comune a procedere entro il termine perentorio di 60 giorni, quindi vi danno ancora 60 giorni, alla presentazione della documentazione richiesta, pena l'attivazione della procedura di commissariamento. Inutile dirlo, il Comune continua ad essere inerme, ignora i solleciti e le diffide. E arriva infine, in data 07/12/2023, la delibera della Giunta regionale numero 43/10 di nomina del commissario ad acta, che dovrà decidere al solo il futuro della nostra comunità. Viene indetta dal sindaco una riunione di consiglio comunale straordinario urgente, la cui comunicazione giunge via PEC alle ore 22:42 dell'11/12/2023. Per il giorno 13/12/2023, quindi se no poco più di 24 ore. La sera del giorno precedente ricevo una chiamata telefonica dell'assessore ingegner Baghino, qui mi è testimone, che mi chiede la disponibilità ad un incontro presso l'ufficio tecnico per la mattina successiva. Ovviamente esprimo la mia più completa disapprovazione, poiché dopo 5 anni di inerzia, di assoluto silenzio sul fondamentale strumento di programmazione e sviluppo del territorio, si vuole liquidare il PUC in 24 ore. Dichiaro di non poter partecipare, trovandomi fuori dalla Sardegna, così come il consigliere Remigio Scopelliti, e chiedo un rinvio di qualche giorno che ovviamente non ci viene concesso. Evidenzio che quanto accaduto contraddice i basilari principi di buona amministrazione secondo criteri di speditezza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza e minor sacrificio degli interessi dei privati cittadini che attendono da 5 anni invano l'attuazione dell'iter necessario alla chiusura del procedimento tecnico-amministrativo di definizione e approvazione del PUC. Evidenzio inoltre di seguito un insieme di incongruenze e atti palesemente illegittimi, e qui chiamo in causa anche la segretaria che dovrebbe stare molto attenta, e contrari alla normativa urbanistica vigente, e non ultimo la palese violazione del diritto dei cittadini di portare osservazioni al PUC relativamente a varianti che interessano le loro aree di proprietà, previa pubblicazione degli atti all'albo pretorio. La convocazione straordinaria urgente del Consiglio Comunale portava all'ordine del giorno il seguente oggetto: contro riduzione della determina RAS del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia numero 805, eccetera, eccetera. Credo che nella riunione del Consiglio Comunale si sia stravolto l'ordine del giorno, andando ben oltre la semplice risposta alle osservazioni formulate dal dirigente regionale e modificando completamente il piano urbanistico deliberato definitivamente nel 2019. Vista pertanto la premessa, chiedo espressamente all'assessore all'urbanistica di rispondere alle domande di seguito formulate. Domanda numero 1. Nella riunione consiliare del 13/12/2023 è stata deliberata esclusivamente la risposta alla nota assessoriale numero 805 del 2019 o in realtà si è deliberato un nuovo impianto urbanistico che ha modificato le previsioni del PUC adottato definitivamente con la delibera numero 7 e le previsioni del PDF addirittura, ancora vigente come tale? Ciò che è stato portato in Consiglio Comunale è di fatto un nuovo piano che ai sensi della legge regionale 45 del 1989, della legge regionale 8 del 2015 e della legge regionale 1 del 2019 può essere legittimamente adottato seguendo l'iter giuridico amministrativo stabilito dalla norma. La giurisprudenza amministrativa, questa è la seconda domanda,
la giurisprudenza amministrativa, le norme sulla trasparenza delle pubblicazioni e delle proposte di varianti urbanistiche stabilisce in modo preciso e puntuale gli obblighi della pubblica amministrazione. Il decreto legislativo numero 33 del 2013, articolo 39, stabilisce l'obbligo di pubblicazione preventiva delle varianti e il diritto di tutti i cittadini e soggetti interessati di formulare osservazioni al piano dopo i necessari 30 giorni di pubblicazione e successivi 30 giorni di raccolta delle osservazioni. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di rispondere a tutti i soggetti interessati. E c'è di più. La delibera ANAC numero 800 del 01/12/2021 ribadisce in modo inequivocabile che solo la pubblicazione degli atti di approvazione del PUC o delle varianti ad esso, il puntuale rispetto della procedura stabilita dalle norme nazionali e regionali, IVA compresa, la raccolta delle osservazioni da parte di soggetti terzi e quindi il doppio passaggio in Consiglio Comunale, adozione prima e approvazione dopo, costituiscono condizioni di legalità ed efficacia inderogabili. Fa piacere che la segretaria sia attenta perché qui ci sono gravi fatti. Per cui chiedo all'assessore Baghino cosa sia stato deliberato, un atto di indirizzo o in modo assolutamente legittimo e rispettoso dei diritti di tutti i cittadini un nuovo piano. Il commissariamento del Comune di Calasetta, a cui siamo arrivati a causa dell'assoluta inerzia dell'amministrazione comunale, e tutte le competenze sono passate di diritto e per legge al commissario regionale, forse questo non l'avevate capito, e tutte le competenze sono passate di diritto e per legge, ripeto, al commissario regionale, che dovrà operare con i pieni poteri del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale per portare a termine l'approvazione del PUC. In questa situazione in cui l'amministrazione è stata privata del potere di decidere per gravi inadempienze, qual è il senso della delibera in oggetto? Qual era il motivo della massima urgenza che ha privato non solo parte della minoranza consigliare, noi l'abbiamo chiesto, io ho ripetuto, ti ricordi Simone, se c'era la possibilità di rinviare il punto all'ordine del giorno, ma anche tutta la popolazione del diritto di sapere, di condividere e di poter fare osservazioni al piano. Contestualmente, questa è un'altra domanda, contestualmente alla seduta consigliare in oggetto sono stati portati 8 emendamenti alle norme del piano senza la prevista acquisizione, signora segretaria, dottoressa, senza la prevista acquisizione dei pareri tecnici di competenza. L'articolo 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale cita testualmente: nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata presso la segreteria con i documenti necessari per essere esaminati. E questo non è stato fatto. Ah sì? A me non risulta, io non ho ricevuto niente perché io ero sul COSC e non ho ricevuto niente. La norma non è rispettata, gli emendamenti sono illegittimi e privi di valore giuridico amministrativo. Ma andiamo allo statuto. Lo statuto del comune, articolo 25,3, cita testualmente: l'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Cioè parere, e poi lo spiegherò meglio, sia dell'ufficio tecnico, che non mi risulta che ci sia stato, e sia dell'ufficio finanziario, perché ci sono delle implicazioni che ci dicono che dovremmo affrontare delle spese e quindi ci dovevate dire, e non l'avete fatto, con quali risorse il Comune poi avrebbe affrontato queste spese. Alla deliberazione non sono legati i pareri del responsabile e del responsabile finanziario, pertanto l'approvazione degli emendamenti non rispetta lo statuto e nemmeno il regolamento comunale, per cui l'atto è nullo
e deve essere rideliberato nei termini di legge. Chiedo nel merito, lo ribadisco, il parere della segretaria comunale. Inoltre, essendo alcuni emendamenti poco comprensibili, soprattutto nelle implicite attuazioni dal punto di vista edilizio ed urbanistico, formulo di seguito alcune specifiche richieste di chiarimento all'assessore. Prima richiesta, emendamento all'articolo 2 delle norme tecniche di attuazione. La specifica variante prescritta per rendere il PUC vigente ed operativo, con puntuali prescrizioni delle qualità del costruito e degli spazi non antropizzati. Da chi dovrà essere redatto? Cioè, qui si chiedeva, dice, quando si dovrà costruire? Non basterà tutto l'iter che sappiamo farraginoso, lungo, eccetera, eccetera, ma ci dovrà essere anche una puntuale prescrizione sulle qualità del costruito e degli spazi non antropizzati. Chi lo deve fare questo? Da chi dovrà essere redatta? In che tempi e con quali risorse? E sino a questo ulteriore studio particolareggiato, che visti i tempi dell'attuale amministrazione richiederà molti anni, forse 10 anni, non lo so, tutto sarà bloccato e vincolato. Bravi, bravo assessore. E stiamo parlando di tutte le zone urbanistiche con particolare riferimento alle zone CF. Cioè, loro stavo dicendo che bloccheranno tutto sino a che si sarà fatto questo particolare studio particolareggiato, che non si capisce cosa sia, perché solo il Comune di Calasetto lo avrebbe. Secondo emendamento. Emendamento all'articolo 6 delle norme tecniche di attuazione. Tutte le prescritte azioni vincolanti necessarie per il rinnovo del piano di riutilizzazione o per l'approvazione di nuovi piani comportano ulteriori vincoli e prescrizioni che aggraveranno ulteriormente già complesso e lungo iter di approvazione degli strumenti urbanistici, che immagino dovranno essere oggetto di un'ulteriore normativa di settore. Chiedo allora, chi dovrà predisporre la stessa? Con quali risorse e in quali tempi? Sino ad allora tutto sarà fermo, immobile, come lo è stato il PUC negli ultimi 5 anni. Quarto emendamento, articolo 17 delle norme tecniche di attuazione. In questo articolo si parla del protocollo d'intesa. A me non risulta che lo stesso sia codificato nelle norme di attuazione del PUC. Chi dovrebbe predisporlo, questo protocollo d'intesa di cui voi parlate con tanta facilità e superficialità? E se trattasi di tecnico esterno all'amministrazione, con quali risorse anche qua? Quindi il responsabile finanziario, che nel nostro caso era sindaco, ce lo doveva scrivere con quali risorse dovevamo trovare tutti questi soldi per fare tutti questi studi che solo il Comune di Calasetta ha deciso di fare. Perché negli altri comuni non esiste, è già difficile la vita così per i tecnici, i cittadini, figuriamoci un po'. Ma in questo siete maestri voi, a bloccare tutto. In riferimento poi agli impegni del proponente sull'assunzione di personale locale, perché a un certo punto si dice, guardate che prima di portare la lottizzazione dovete dirci e dovete garantirci con uno scritto particolare, con un'intesa probabilmente, che voi assumerete solo gente locale. Immaginate un po'. E sulle forniture oltretutto. Ricordo che l'acquis comunitario è una delle 4 libertà del mercato comune europeo, insieme a quella della libera circolazione delle merci. E voi pensavate invece di vincolarle queste. L'emendamento risulta arbitrario, immotivato, vista la palese carenza di personale stagionale nel periodo di massimo afflusso turistico. A Calasetta i bar non trovano un cameriere, figuratevi voi che uno deve aprire un albergo e deve garantire, anzi assicurare l'amministrazione che assumerà solo gente di Calasetta. Ed è in palese conflitto con gli articoli del Trattato dell'Unione Europea, TUE, Testo Unico dell'Unione Europea. La libera circolazione dei lavoratori è uno dei fondamentali diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Chiede infine l'assessore competente perché non siano stati salvaguardati i diritti di una lottizzazione denominata Bigiotode, che risulta regolarmente convenzionata, cioè voi l'avete cancellata,
avete fatto finta che non ci fosse neanche. E al posto di quella lottizzazione ci avete messo una zona F vincolata anche dal fatto che chi dovesse mai costruire un piccolo albergo deve assumere gente solo di Calasetta, che risulta regolamento convenzionato con atto notarile concessione di aree destinate a verde pubblico e dell'area di sedime delle strade. La stessa non è stata neppure inserita nella contabilità urbanistica, quindi c'è un errore, ma errori ce ne sono tanti altri, poi quando parleremo ve li tirerò fuori. Cosa si intende fare per la salvaguardia dei diritti acquisiti da onesti cittadini che da tempo pagano regolarmente le imposte? Niente. Si cancellano atti di natura privatistica senza nessun diritto e senza nessuna competenza. Emendamento articolo 21 delle norme tecniche di attuazione. Sembrerebbe che le zone S, qui mi deve poi chiarire l'assessore, ancora di proprietà dei privati possano essere cedute all'amministrazione comunale con un indice perequativo di 0,05, quindi praticamente 0 metri cubi su metro quadro, e che i proprietari di sole aree edificabili senza zone S di proprietà si vedono ridotte la potenzialità edificatoria del 50%. Questo proprio non lo capisco. Di quella previsione del PUC, di quella prevista dal PUC, è così? Chiedo se tale norma sia ritenuta legittima, cioè discriminare i cittadini, nel senso che se uno ha solo area edificabile non può edificare, 50%. Chi ha area edificabile più un pezzetto di zona S, eccetera, zona S, acquisisce un piccolo indice, però può edificare a pieno diritto. Settimo emendamento. Leggendo questo emendamento mi sono chiesto se l'ingegnere Baghino e i consiglieri di maggioranza sono a conoscenza della procedura di approvazione dei piani attuativi di lottizzazione, che oltre allo studio urbanistico, perché qua dicono non basta fare lottizzazione, vediamo di creare ulteriori norme vincolanti, che oltre allo studio urbanistico e paesaggistico sono soggetti alla VIA, così come disciplinata dall'articolo 3 del DGR numero 11/75 del 2021, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, VINCA, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale numero 1 del 2019. I piani di lottizzazione devono inoltre essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. Non so se siete a corrente di tutto quello che sta maturando nel tempo e dei vincoli enormi da un punto di vista idrogeologico. Consigliere Vigo, però eccetera. Giunga al termine della lettura, perché è un intervento, cioè, non è io penso che interessi ai cittadini, perché l'avete fatto passare alla proprio... Guardi, abbiamo senza consultare nessuno. No, guardi, abbiamo consultato solo la regione, abbiamo risposto alla regione. Anni, lasciamo perdere. Non avete risposto, avete fatto tutt'altro. E legittimamente. Abbiamo risposto solo alla regione. Ma stai zitta, Claudia. Oh, consigliere Vigo, lei è arrabbiato perché non l'abbiamo interpellata, però superi questa non cosa. Non dovevate interpellare, mi dovevate consentire di partecipare. Vergognatevi, i cittadini dovevano essere informati. Vergognatevi. Finisca, prego. Vergognatevi, non avete nessun rispetto, ma non per la minoranza e per me, che non me ne frega niente, te lo dico, ma per i cittadini. Fatto quello che ci ha chiesto la regione. Che avete promesso. Assemblee popolari, referendum, ma di che guardi, cosa avete parlato? Sul PUC era siete tutto fatto, l'ha deliberato lì prima delle elezioni, era tutto a posto, la regione era bocciata, adesso si lamenta. Però, prego. Per cortesia. Ecco, ridi. Ti premieranno i cittadini. Devono essere sottoposti alla procedura di verifica della soggettabilità alla VAS, oltre tutto il resto, assessore, lei queste cose proprio non le capisce, non le capirà mai, così come disciplinata dall'articolo 3, allegato 1, eccetera. Chiedo allora all'assessore competente, e poi sentiremo cosa ci dice, a quali ulteriori studi e approfondimenti si voglia soggettare a Calasetta e solo a Calasetta i futuri strumenti di pianificazione attuativa. Cioè mettiamo tanti paletti così nessuno ci viene più a investire in questo paese. Arriviamo all'ottavo emendamento. Ho quasi finito, quindi tranquilli. Ancora una volta la maggioranza ha ritenuto di introdurre ulteriori norme e vincoli che si aggiungono ad una legislazione complessa e una procedura tecnico-amministrativa frustrante che limita gli operatori turistici
e dissuade gli investitori ad operare sul territorio di Caraseta. Praticamente si vincola l'efficacia del PUC, perché tutto è stato letto velocemente, quindi molti non hanno afferrato il concetto. E quindi vincono l'efficacia del PUC anche dopo la sua pubblicazione e ad un'ulteriore apposita variante generale che da adottarsi entro 2 anni dalla pubblicazione del PUC sul Buras. Quindi finito tutto, poi ulteriori studi di altri 2 anni. Sin da allora saranno ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre a ristrutturazioni senza incremento di volume, in tutte le zone omogenee del piano, quindi A, B, C, D, F. Chiedo all'ingegner Baghino se per questo ulteriore studio urbanistico, immagino paesaggistico, abbia una copertura finanziaria. Questo doveva dirlo la sindaca prima, perché era lei la responsabile, quindi 24 ore prima doveva fare la relazione e dire ok, abbiamo le coperture finanziarie, e dove intendano reperire le risorse necessarie. Constatato con grande disappunto da parte di questa minoranza consigliare, che con questa interrogazione vuole informare tutta la popolazione, le forze sociali e i tecnici, che non solo non si è attivata alcuna forma di partecipazione e di consultazione popolare, ma che all'insaputa di tutti, solo a seguito della delibera della Giunta regionale 40/13 del 2023, è stato portato in Consiglio Comunale un documento assolutamente non condiviso e non condivisibile, che vorrebbe in modo arbitrario e politicamente ottuso decidere il futuro di tutta la comunità e lo sviluppo di questo paese. Evidenziato quanto sopra, si chiede inoltre all'assessore Baghino di rispondere puntualmente a tutte le richieste contenute in questo documento e di attivare in tempi brevi consultazioni popolari e incontri con i tecnici al fine di trovare un punto di incontro per la redazione condivisa e definitiva di questo fondamentale strumento di sviluppo della nostra comunità. Ritengo che solo un'azione coesa e unitaria di tutta la comunità possa essere motivo di revisione da parte della Regione dell'attivata procedura di commissariamento. Premetto che tutti i consiglieri di minoranza sono disposti a dare la massima collaborazione, come già manifestato in passato, per costituire un comitato cittadino che possa essere soggetto privilegiato all'apertura finalmente di un dialogo costruttivo. Rispondere ora, si riserva di rispondere, va bene. No, vabbè, proverò a rispondere. Mi sembra che il consigliere Vigo abbia avuto tutto il tempo per prepararsi la domanda. E se io credo che bastava, credo che ci sia già 2 mesi, se l'hai fatta. Promesso, tu avevi detto. Però mi hai fatto una domanda di 4 ore, se permetti ti rispondo. Ti sarei fatto scrivere questa bella domanda da, che ti hanno fatto, come rinviamo ovviamente. Consigliere Vigo, non era possibile. Però ti rispondo adesso a tutte quelle domande. Vuoi che ti risponda a tutte quelle domande adesso? Purtroppo non avevamo possibilità, perché il rischio era che appunto nominassero il... No, però non lo so se ha letto la delibera, Risponderemo. Una cosa siamo d'accordo, che questo PUC non ci piace neanche a noi, l'abbiamo portato con delle modifiche. E abbiamo risposto alla regione, non abbiamo fatto un nuovo. Guarda Antonio, insieme davvero avremmo modo di fare niente con te, guarda, veramente. Però no, noi abbiamo risposto alla regione, questo era l'obiettivo. Detto questo, ci riserviamo, chiudo la seduta e buona serata a tutti. Buona serata a tutti.